Un augurio personale a tutti quanti voi, perché possiate vivere felici in comunione con la gente, e un augurio soprattutto perché possiate, tanti uomini di buona volontà mi stanno ascoltando, possiate passare dai crinali dell'ascolto, delle emozioni, sui crinali scoscesi della prassi, che vi impegnate, cioè, che vi sporchiate le mani, che scendiate sul campo, non stare alla finestra a guardare, magari ad applaudire o a fischiare i protagonisti del corteo che si snoda sotto casa vostra. Datevi da fare, perché ci sono oggi molte forme di impegno, e io credo che se tutti quanti voi darete ascolto anche alle utopie del Vangelo, ai grandi sogni diurni che tanta gente oggi coltiva, e se rimboccandovi le mani scenderete pure voi in campo, io sono convinto che voi la pace, prima che darla agli altri, ve la sentirete sgorgare nel cuore, come fiume d'acqua viva. Vi auguro pertanto che possiate godere di questa pace, possiate essere operatori di pace e non soltanto i selezionatori delle notizie che arrivano dai fronti della pace, non soltanto i notai di quello che accade nel mondo, non soltanto così i recettori inutili, tutto sommato, di tutto quello che avviene, ma possiate davvero essere protagonisti, a costo della pelle, a costo della vita, protagonisti, spendetevi per questi ideali, ne vale la pena. Auguri.